È tornato con la prima tappa alla formula originale il concorso di bellezza Miss Conero Fashion 2022, nato con lo scopo di valorizzare alcuni dei luoghi più belli dell'Anconetano. Castelfidardo, che per me poi è una seconda casa, visto che per tanto tempo ho lavorato qui a Castelfidardo e quindi mi sento un po' a casa. Sono contento di aver portato Miss Conero quassù e è la prima di una lunga estate, perché dopo di qui saremo al Playa Solero il 4 di agosto, poi saremo a Palombina, poi saremo a Sirolo il 26 di agosto e poi la finalissima il giorno di Halloween al Teatro delle Muse il 31 di ottobre. Il messaggio della competizione non è quello di valorizzare solo la bellezza esteriore delle ragazze e dei luoghi, ma Miss Conero Fashion ha anche lo scopo benefico di raccogliere fondi in favore dell'Associazione Padronesse del Salesi, che dopo aver ospitato alcune famiglie di rifugiati ucraini, necessita di una nuova struttura in cui i genitori dei piccoli pazienti curati nell'ospedale pediatrico di Ancona possano alloggiare per assisterli. Siamo invece molto molto legati a quelle che sono le colonne portanti di questo concorso, a quelli che sono i valori con i quali è nato, quindi valori di solidarietà per quanto riguarda l'Associazione Patronesse del Salesi e i valori che deve portare con sé la ragazza che vincerà a Miss Conero, quindi non solamente bellezza esteriore ma una bellezza intesa a 360 gradi. Piazza della Repubblica a Castelfidardo è stata la cornice ideale per una serata di spettacolo voluta come prima tappa in onore di Nora Allabou, Miss Conero Fashion 2021. È sempre bello giocare in casa con la mia gente, quindi è un'emozione ancora più forte addirittura di quella della vittoria, perché sono in paese, conosco le persone, quindi è veramente un'emozione grandissima. 16 le concorrenti in passerella per contendersi le 6 fasce messe in palio e soprattutto la corona di prima classificata Miss Castelfidardo, con la gioia e la soddisfazione dell'amministrazione della città, patria della musica, nota in tutto il mondo per la produzione di eccellenza della fisarmonica. Miss Conero è la prima volta a Castelfidardo, è stato uno spettacolo unico, apprezzatissimo dal pubblico. Abbiamo visto le bellezze locali del nostro territorio, ma soprattutto anche l'artigianato, no? Quindi il saper fare, gli abiti, i gioielli indossati da queste ragazze hanno impreziosito un evento veramente caloroso. E poi abbiamo coniugato anche la solidarietà, quindi che questa iniziativa, tutti gli sponsor hanno devoluto gli importi incassati per una casa per famiglia per il Salesi di Ancona, quindi abbiamo unito anche la solidarietà ed è stato bellissimo. Le 3 uscite delle ragazze in gara, che hanno sfilato in abito da cocktail, costume da bagno e outfit da sera, sono state inframmezzate da momenti di grande spettacolo con alcune esibizioni di pole dance di Laura Borgognoni e il gruppo country folk di Man Boots. Tantissimi gli sponsor che da anni sostengono Miss Conero, ma anche delle new entry come My English School. Ci è stata data la possibilità di essere vicino a questa manifestazione che comunque negli anni è diventata molto importante per il territorio. Avevamo così piacere di esserci, anche perché c'è uno scopo nobile dietro l'evento, che è quello di essere vicini alla realtà dell'Associazione Patronesse del Salesi, per cui abbiamo accolto veramente con molto entusiasmo questa possibilità. Accanto alle giovani concorrenti, molte alla loro prima passerella, le modelle di Ancon Grafica, tra cui Michela Trillini, Miss Conero 2019, e Sara Gambini, Miss Conero 2018, che hanno dato vita alle emozioni della sposa con le creazioni di Maria Pia Mazzieri. La serata è culminata con il momento più atteso, la proclamazione della vincitrice della prima tappa, che ha ricevuto la corona di Sole Luna. La corona è stata realizzata, come dicevo prima, su misura e facciamo sempre il possibile per soddisfare i nostri clienti, al di là di tutto. In questo caso, insieme alle agenzie che ci hanno contattato, abbiamo fatto il possibile.
è una bella corona, secondo noi. Ad ottenere il maggior apprezzamento da parte della giuria presieduta da Daniele Ausili è stata Federica Argentati, 25 anni, di Senigallia. Sicuramente una grandissima emozione, anche perché eravamo tante ragazze, tutte quante bellissime, per cui non me lo sarei mai aspettata e quindi davvero sono tanto felice in questo momento.